seconda parte, con grande serenità, dell'intervento dell'assessore. E se ho capito bene, insomma, c'è una indispensabilità e una necessità di dover fare una modifica al bilancio, cioè in virtù di questa cosa della fiducia. Insomma, sintesi, se ho capito bene. Il punto è a monte, però, se si ritiene che questo bilancio possa essere oggetto di una valutazione, anche per una politica tecnica, insomma, attesa, diciamo, e quindi mi ricollego anche su quella che è la proposta del consigliere Lamaglia, e almeno quantomeno fatta, l'idea di dover ulteriormente rinviare per una questione di natura tecnica e non politica, o non solo politica, dato che noi crediamo che in questo caso il bilancio sia un test, tra virgolette, anche della tenuta politica di un'amministrazione, per quanto ci riguarda noi votiamo contro la proposta di Emilio e riteniamo che invece sia opportuno avviare la discussione sul bilancio, e penso che tra l'altro l'assessore lei ci ha abituato forse per la prima volta nella storia d'Italia. Noi lo scorso bilancio abbiamo due ore. Lei è stato così bravo da fare un bilancio così efficace ed efficiente da non essere approvato due ore, secondo me fosse un tipo comune d'Italia. Insomma, quindi io ne dico, attesa le sue dote e le sue qualità, che sicuramente si saranno, come dire, replicate in questo bilancio, non c'è motivo di rinviare. Per quanto ci riguarda, insomma, io ritengo che la proposta di rinviare è, diciamo, attribuibile da parte mia, e ritengo che sia opportuno procedere con le stesse modalità della scorsa volta, dello scorso bilancio, alle votazioni